Accendiamo l'Xbox con il controller, perché il tasto non funziona. Ah, ok, non funziona neanche il controller. Che cazzo sta succedendo? Ma che è sta me? Si è staccato l'hard disk. Xbox è lenta come la me. Sto giocando un botto di Black Ops 1, ragazzi, i giorni, non potete capire. No, sì, con la mia. Gesù! Benvenuti qua a sto video di merda. Cosa è successo? Praticamente ieri mattina, era domenica, no? Oggi è lunedì. Ieri mattina avevo voglia di giocare a Guitar Hero. Quindi ho preso la chitarra, ho messo Guitar Hero 3. Mi sono fatto una partita di circa 10 minuti, 20 minuti. E poi sono uscito con mia madre, ho fatto la spesa e sono andato al supermercato e sono uscito e quindi sono rientrato verso le 3:30. Alle 8:30 di sera, visto che non avevo niente da fare, finiti i compiti e cazzi vari, ho acceso la 360 e farmi la partita su Black Ops 2. Perché avevo voglia di farmi la partita su Black Ops 2 e allora ho acceso l'Xbox. E dopo circa 15 secondi, non so come spiegarlo, dopo aver cliccato la icona di Black Ops 2, Xbox mi ha letteralmente mandato a fanculo con il suo ROD. Che se non sapete cos'è il ROD, praticamente è Rang Ring of Death, che praticamente è quando praticamente la tua Xbox è andata a fanculo perché si è rotta. E vabbè, posso capire che dopo 9 anni, posso capire dopo 9 anni di uso continuo se possa mettere un pochino male, però per chi proprio ieri sera. Allora, quindi io cosa ho dovuto fare? Io avevo un'altra 360. Ah, suca. Praticamente io avevo un'altra 360 perché al tempo, tipo il 2014, la mia Slim aveva dato dei problemi, cioè praticamente non mi leggeva i dischi. Quindi cosa ho fatto? Ho comprato a GameStop una 360 Arcade. Raga, Arcade non c'è un cazzo, cioè è praticamente una 360 bianca senza hard disk, solo col lettore CD praticamente e niente, basta. Ieri c'avevo sta Xbox, l'ho presa e ho messo il disco e non leggeva il disco, cioè praticamente proprio se ne fotteva delle... Io mettevo il disco, faceva open tray, cioè apri vano disco. Mi è venuta un'idea, allora ho preso la mia 360 Slim. Io c'ho la 360 Slim, cioè c'avevo, ma non funziona più. C'avevo la 360 Slim, quella nera, non opaca, quella di merda, da 250 giga. E allora l'ho aperta, l'ho smontata completamente, ho rotto i sigilli, tanto che cazzo me ne frega, la garanzia se n'è andata da una cifra. Ho aperto la cosa e mi sono inculato il lettore dischi, ok? Cioè proprio l'ho preso, l'ho staccato e l'ho messo di qua, quest'altra 360, e ha funzionato. Il problema è che mi serviva l'hard disk. Raga, qua l'hard disk, non potete capire che cazzo ho fatto. Allora, visto che lei, che questa 360 aveva un hard disk tipo da 10 giga, una roba del genere, è questo qua. Eccolo. Questo coso qua. Io l'ho sventrato tutto completamente. Non c'è più niente dentro. Si è bloccata la 360. Se n'è risentita, porca troia, se n'è risentita sta 360. Già è tanto che ce n'ho una cazzo di 360. No, ho sbagliato l'account. Quale cazzo è il tuo problema, Xbox? Voglio... Questa è il faceplate della Xbox, quella bianca, cioè rossa, l'ho fatta io questa, con la bomboletta. E praticamente il tasto d'accensione è rotto. Ho smontato la vecchia 360 e ci ho messo quello della 360 Slim. Sono un genio, ragazzi, guardate. Raga, ho fatto un casino con l'hard disk. Perché praticamente questa Xbox qui non è che ha direttamente il connettore SATA. Dentro questo c'è un adattatore e poi c'è l'hard disk. Io ho smontato l'hard disk dalla Slim, che è quello così nero, e ho smontato anche questo. Ci ho preso l'adattatore dentro, che è un cavettino così, l'ho staccato. Proprio l'ho staccato tutto, disintegrato, ora mi metto il timelapse. E l'ho messo dentro questo cazzo di... E l'ho attaccato tramite quell'adattatore. Quindi adesso io ho l'hard disk della mia 360 dentro questa 360. Ragazzi, cioè ho fatto un Frankenstein della Madonna. Sembra funzionare. E poi ho anche aggiunto il faceplate con il tastino, quello d'accensione, perché qua era rotto. Ma ragazzi, uno di questi giorni, tipo oggi o domani, non lo so, dovrei fare una cosa bellissima. Tipo, questa Xbox qua nel 2017 era bianca. Cioè, in realtà è sempre stata bianca, però nel 2017 mi è preso l'embolo, non lo so, e con la bomboletta spray l'ho verniciata di rosso. Quindi cosa voglio fare? Voglio scarpetrare completamente tutto quanto. Quindi la voglio rendere completamente bianca di nuovo. Quindi uno di questi giorni voglio vedere se riesco a fare questa cosa con la carta vetrata, ragazzi.
Mo vediamo, perché ve la voglio fare assolutamente, perché vedere questa Xbox rossa fa proprio cagare. Perché a parte che la vernice è staccata tutta quanta, quindi ci sono delle parti rosse e le parti bianche, ma poi quando l'ho verniciata ci ho messo 6 strati di cazzo di vernice. Quindi ci stanno i grumoli di vernice, ragazzi, è bruttissimo da dire, da vedere. I grumoli di vernice, ragazzi, sono bruttissimi. La vernice, essendoci più strati, c'è questo coso qui e poi c'è un grumolo tipo così. È bruttissimo, ragazzi, sia da spiegare sia da vedere. Perché mi sei disattivata la vibrazione? La vibrazione? Dov'è la cazzo di vibrazione? Adesso io non riesco a giocare senza vibrazione, datemela. Oh, scusate ragazzi, ma io senza vibrazione veramente mi trovo spaesato, perché ho sentito in mano la vibrazione delle armi, è veramente fantastico. Lasciamo la macchinetta! Macchinetta! No, che palle! No! Vieni qua, frocio! Vieni qua, merda umana! No, ragazzi, che? Non ho capito. Vabbè ragazzi, quindi volevo fare questo, diciamo, progettino. Poi non lo so, ditemi nei commenti se vi piace o no. Magari dove moddiamo l'Xbox con i faceplate. Se non vi piace non ve lo porto, tanto non mi importa, cioè. Poi ma che mi stanni, ma merda, ma muori. Calcolando che ho 350 iscritti e ho 27 visualizzazioni, mi farebbe un po' comodo un commento. Non mi sencula mai nessuno, perché allora faccio video forte e 30.000 visual. Faccio video normali e mi sencula nessuno. Cioè vorrei fare magari ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, ma non lo so se volete. Un video su magari su un Call of Duty, su un qualsiasi gioco magari di guerra che non sia Fortnite. E magari ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, perché sarebbe una cosa carina. Magari fatemi sapere, perché sempre, diciamo, ho voglia di fare video in questi mesi, non so perché mi è tornata la voglia di fare video come vecchi tempi. Diciamo che non ho mai non ho mai dato tanta considerazione al canale, perché comunque non mi si è mai inculato nessuno. Però tipo nel 2014-2015 io vorrei che faccio un botto di video. Cioè, se andate, e mo non le potete vedere perché l'ho messo in privato. Cioè il 50% dei video miei è privato in questo momento. Però tipo fino all'anno scorso li potete vedere, era veramente imbarazzante, ragazzi. Mo c'ho gli esami. E raga, non è facile, ve lo dico subito, non è facile. Quindi se vedete pochi video, cioè io non è che faccio così tanti video, però se ne vedete magari di meno, perché ho gli esami quest'anno, ragazzi. Io mi sto cagando addosso per gli esami, non ce la faccio più. Cioè raga, gli esami sono difficilissimi, quindi ti chiedono qualsiasi cosa, gli passa in mente a quelle, so qualsiasi cosa lo devo dire io. Ma perché, scusa, ma qual è il senso? Io non ho capito. Poi quell'altra là, dimmi Pitagora. Ma Pitagora 3 anni fa l'ho fatto, Pitagora, chi cazzo se lo ricorda? Veramente ragazzi, la scuola è proprio una merda.